questo filmato risolviamo l'esercizio d'esame del 5 settembre 2017 con Invento. È già aperto un altro progetto, non sto a creare un progetto ad hoc, per cui iniziamo subito con aprire una nuova parte, salvare questa parte. Non nel progetto, ma nella cartella di dove sto creando il filmato. Perfetto, il nome, diamogli pure esercizio d'esame 5 settembre 2017, save, mi dice che il file c'è, lo sostituiamo. Non è nel progetto attivo, continuiamo, sì. Ok. Dopodiché iniziamo un nuovo schizzo, iniziamolo in un piano verticale XZ, può essere anche XY, dunque, fermi. Perfetto, iniziamo nel piano XZ. E inseriamo un'immagine che è il PDF dell'oggetto che dobbiamo realizzare. Perfetto. Diamo l'ok. Dunque, succede, ma non ho capito perché, che ogni tanto gira l'immagine. Vabbè, non è un problema. Finish sketch. Tanto ci possiamo girare tranquillamente intorno. Ecco, l'abbiamo riportata giusta e questa qui settiamo allora questa vista come la vista home e questa qui come vista frontale. Perfetto, ora possiamo cominciare il nostro oggetto. Ancora lo costruiamo con lo stesso sistema, quindi è un cilindro, un parallelepipedo sotto e poi il cilindro sopra. Nuovo sketch. Lo facciamo su questo piano. Cerchio, no, è un rettangolo, quindi lo mettiamo in 0,0 e il rettangolo è parametrico, per cui facciamo così, finish sketch e andiamo a leggerci le misure 120x126, quindi qui cambiamogli nome, sketch 1, mettiamoci PDF, dati. Sketch 2, lasciamo sketch 2, 120x126, quindi riapriamo lo sketch 2. Questo è 120. Questo è 126. Full constrained, perfetto. Ora modifichiamo questo schizzo come abbiamo fatto di là con dei raggi da 11 ok, e poi costruiamo un cerchio. Di 12,2 se non ricordo male. Andiamo a vedere. Finish sketch
12.2, perfetto, sketch 2 edit, 12.2 e posizioniamolo dunque, rispetto all'asse di simmetria, che quindi dobbiamo crearci, e quindi facciamoci due assi, due linee di costruzione. 1, 2, posizioniamo a 52, 104, quindi 52 qui. E adesso possiamo anche mettere già l'altra dimensione, manca, vedete, solo una dimensione, una dimension needed. Per adesso lasciamo 38, fully constrained, chiudiamo lo sketch e andiamo a vederci 97 mezzi. Perfetto, torniamo qui. Sa che ho fatto parentesi, 97 diviso 2. Ok, facciamo subito il mirror. Done, finish sketch. La prima parte dell'oggetto è fatta, ci rimane da estruderla di 20. Poi costruiamo il cilindro cavo sopra. Allora, start sketch in questo piano. Qui, per trovare il centro, possiamo fare in maniera molto semplice, possiamo cominciare a costruire questo cerchio di 70. E poi possiamo dire che cosa? Mancano due dimensioni, la posizione del cerchio. Allora, che questo cerchio, questo punto, sta da qui. 126 mezzi. O 120 mezzi. 120 mezzi, poi andremo a leggerci la quota. Manca ancora una dimensione. Centoventisei diviso 2, le parentesi, vedete, qualche volta le metto, qualche volta no. 120 per 126, vediamo se è giusta. 120 per 126, 120 per 126. 120 per 126, perfetto. Quindi da 70 l'altro è da 100. Uno è da 70, l'altro è da 100. Quindi costruiamo un altro cerchio, qui 120, 60, 126. Ok, costruiamo, continuiamo con lo sketch. Edit sketch 3. E qui scriviamo 100. Finish sketch, estrudiamo. Di 55. Adesso, come per lo svolgimento in AutoCAD, dobbiamo raccordare e smussare. Allora, questi sono smussi. C'è uno smusso da 1 per 45 gradi in tutto intorno, quindi smusso 1
spigolo è questo. Applica. Poi lo smusso da punto 5. Gli spigoli sono questo, questo, questo e questo. Applica. Poi c'è uno smusso qui sopra con distanze non uguali, quindi questo no, questo no, questo qui, distanza 1 e distanza 2. Quindi scegliamo lo spigolo e scriviamo 6 che però è sbagliato, 6 va qui e 7 è 15. Sono esattamente 7, 15 e 6. Eccoli qua. 6 in verticale, 7, 15 in orizzontale. Quindi 6 in verticale, 7, 15 in orizzontale. Applica. E direi che con gli smussi abbiamo finito. Ci manca un raccordo qui. Da quanto? Da 6. Quindi, fillet. 6. Ok, l'ultima cosa è questo foro che è a distanza 20 dallo spigolo in alto e è 8,5 di diametro. Allora, questo lo facciamo su un piano. Che però non è questo qui. Possiamo fare un piano di lavoro parallelo al piano XZ, rendiamolo visibile. Quindi creiamo un piano di lavoro con un offset più o meno a metà. Perfetto. Spegniamo il piano XZ. A questo punto penso che possiamo spegnere anche questa immagine perché l'ultima cosa che dobbiamo fare la sappiamo. Quindi questo PDF dati, la visibilità la chiudiamo e facciamo l'ultimo sketch, l'ultimo schizzo su questo piano. Allora, cerchio, lo mettiamo sul punto medio. 8,5 e poi scriviamo che la sua distanza, no, facciamo così, non lo mettiamo sul punto medio, canc, cerchio 8,5, poi spegniamo, chiudiamo lo sketch. Facciamo una cosa, no, riapriamolo, edit, proiettiamo questa linea qui. Perfetto, finish sketch. Spegniamo il solido, riapriamo lo sketch e adesso scriviamo che questa distanza qui è 20, questa linea qui la passiamo a linea di costruzione, ah, ecco ok, e scriviamo anche che la distanza dal punto medio è 0. Qui è un po' più complessa da fare. Facciamo un'altra linea allora dal punto medio. Quindi anche questa è la linea di costruzione e scriviamo la distanza tra questo punto e questa è 0.
Istanza 0, ok, finish sketch. A questo punto riapriamo il nostro solido. Quindi estrudiamo. A tagliare. Ok. L'oggetto è finito, ci rimane che di chiudere questo piano di lavoro, la visibilità. Possiamo modificare velocemente il materiale dandogli un colore. Gold con un generico, diciamo di plastica gold, ma non è che cambia molto. Buon lavoro.